che c'è? Ah, sei qui? È certo che sono qui, dove devo stare? E che ne so, pensavo fossi in giro. Vabbè, ma che vuoi? Dai, dai, dobbiamo giocare a Smash City Attack. E infatti, ora è da un po' che non giochiamo. Allora, dove eravamo rimasti? Intanto credo che sia arrivato il momento di comprare altri kaiju. Possiamo comprare altri kaiju? E mi sa tanto di sì, dai, andiamo a vedere. Allora, questo Godzilla ce l'abbiamo. Lui anche, e lui anche, lui anche. Abbiamo anche lui. No, non è vero, lui non ce l'abbiamo. Lo anclocchiamo? E anclocchiamolo. Ho comprato anche la mummia, ragazzi. Oggi giochiamo con qualche personaggio nuovo, eh? Sì, ma non con la mummia perché mi fa paura. Poi vediamo un po' chi altro possiamo sbloccare. Lei possiamo sbloccarla, però non è che mi piaccia poi tanto. Infatti è abbastanza inquietante. Sì, guarda che faccia. Cioè, è terrificante. Ma ok, basta, basta, tu. Più la guardo, più mi metto i brividi. Mamma mia, me la sognerò la notte. Vabbè, andiamo avanti. Interessante, interessante. Che dici, lo sblocchiamo? Vediamo se si può fare. E l'abbiamo sbloccato, ragazzi. Abbiamo sbloccato la chimera. Chi era? Chi era chi? E che ne so, tu hai detto chi era? Io ho detto chi era. Sì, hai detto chi era, ma non ho capito. Chi era? Cosa? Dove? Quando? Ma che stai dicendo? Ma che ne so, tu mi hai chiesto chi era. E che ne so io chi era? No, no, Alex, ho detto chimera. Chimera. La fiera, quale fiera? La chimera, Alex. La chimera intesa come creatura mitologica. Hai la visita ginecologica. Alex, sto coso mezzo leone, mezza capra e mezzo serpente è una chimera. Ah, giusto, non avevo capito. Avevo capito che non avevi capito. Quindi che altro possiamo sbloccare? Questo demone dell'inferno è fighissimo. Che facciamo, lo sblocchiamo? Ma secondo me non abbiamo abbastanza soldi per sbloccarlo. Ma noi tentiamo. Abbiamo sbloccato, ragazzi, l'abbiamo sbloccato. Vabbè, ma non spendere i soldi tutti insieme. Dai, vediamo chi altro abbiamo da sbloccare. No, ragazzi, dai, questo dobbiamo sbloccarlo. No, dai, Vastatore, vacci piano, pian piano li sblocchiamo tutti. Ma perché non sbloccarli tutti adesso? Uno, non li puoi sbloccare tutti adesso perché abbiamo 6, Vastatore, mi leggi questo numero per favore? 6274 monete, Arex. E questo qui costa 12. Mi leggi quest'altro numero? 12.000. Ecco, questo costa 12.000 monete e noi ne abbiamo soltanto 6.200. Insomma, ne abbiamo poche. È vero, questo costa troppo. Questo invece, questo costa ancora di più. E più andiamo avanti, più costano, ovviamente. Comunque non vedo l'ora di sbloccare questo dragone, ragazzi. Veramente epico, cioè meraviglioso, cioè, guardatelo, guardatelo. Vabbè, dai, vedi cosa puoi sbloccare con 6.000 insomma, vedi cos'altro puoi sbloccare. Allora, qualcosa che non costa tantissimo. Ok, questo l'abbiamo sbloccato, questo pure. E possiamo sbloccare soltanto questa roba, Arex. No, dai, non la voglio sbloccare. Quindi che facciamo? Accumuliamo denaro e non la sblocchiamo? No, non la sblocchiamo, non mi interessa, non mi piace questo coso. Infatti sono d'accordo. Allora, io direi di selezionare la mummia. Boh, se proprio ci tieni. Dai, oggi giochiamo con la mummia. Gioco io o giochi tu? Gioco io, ovviamente, cioè è la mummia. Cioè, tu giocheresti mai con una mummia? No. Bene, meglio, quindi gioco io. Facciamo scelta casuale. E sono pronto. Vai. Guarda come cammina. Guarda, spacca tutto con la frusta. Quale busta? Io non vedo nessuna busta. Ho detto la frusta, Alex, con la frusta. Spacca tutto con la frusta. Ha due fruste, addirittura ha due fruste questa mummia. Oh, mamma mia, ma è spaventosissimo. Poi è pieno di sangue. No, è troppo figo. Mi piace un sacco, ragazzi. Cioè, ok, nuovo personaggio preferito. Addirittura più di Godzilla. No, allora, vacci piano. Non esiste niente meglio di Godzilla. Anche se questa mummia nemmeno scherza. Cioè, è meravigliosa. No, ragazzi, mi piace un sacco. Guardate come cammina. Cioè, è velocissima. A differenza degli altri, va super veloce questa mummia. Quindi cosa abbiamo da fare qui? Abbiamo 5 automobili da distruggere, ne abbiamo distrutte 3. Poi 8 palazzi e ne abbiamo distrutti 6, anzi 7. Anzi, con questo sono 8, 9, 9. 9, così, non so, il nono da dove spunta, non lo so. Però ne abbiamo distrutti 9, anzi 10. Vabbè, basta distruggere i palazzi, Vastatore. Poi abbiamo 12 persone da schiacciare e 2 navi da affondare. Quindi, qui lì c'è una persona. Attento. Sto attento, Arex, tranquillo, io sono bravo. Allora, già che abbiamo una nave,
distruggiamo questa nave, poi distruggiamo anche quest'altra nave. E le navi le abbiamo distrutte tutte. Sì, tutte e due, Alex, tutte e due. Schiacciamo questa persona. No, ragazzi, mi sembra tutto troppo semplice con questa mummia. Cioè, è super veloce. Tada! Abbiamo completato il primo livello. Guarda! Spara i raggi luminosi dagli occhi! Oh, mamma mia, che paura! Però è bella, lo ammetto, mi piace. È bellissima questa mummia, ragazzi. Guarda. Cioè, va velocissima. Guarda come scappano tutti. Vai. Adesso cosa abbiamo da fare? Abbiamo 6 automobili da distruggere, 10 palazzi, 4 motociclette e 4 barche. Bene, quindi distruggiamo questo palazzo, distruggiamo quest'altro palazzo, distruggiamo quest'altro palazzo ancora. No, non abbiamo distrutto. Torna indietro, Vastatore, torna indietro. Distrutto, ok. Poi questo palazzo, quest'altro palazzo, siamo a 6 palazzi. Poi quest'altro palazzo, siamo a 7 palazzi. Poi sono 8. Ehi! Oh, bravo. 8 palazzi. Hai distrutto già 3 automobili, Vastatore. Bravo, complimenti. Grazie, lo so. E siamo a 10 palazzi. Ora, le persone non sono da schiacciare in questo livello. Bene, niente persone, lasciamo perdere le persone. Gli automobili, no. Sì, abbiamo distrutto 4 automobili, ne mancano 2 di automobili, quindi distruggiamo anche questa, distruggiamo quest'altro palazzo. Bastatore, ma i palazzi li ha già distrutti tutti. Giusto, giusto, Alex, mi sono confuso, mica capita anche a me di sbagliarmi, no? Sì, ok, ma non ti sto dicendo niente. Vai, mummia, distruggi anche quella casa. Ma non ci sono case da distruggere, Bastatore. Sì, è diventata una questione di principio, perché guarda, non la vuole distruggere. Sì, ma lascia stare. Non la vuole distruggere, questa cosa non mi piace. Sì, ma non hai altre case da distruggere. Ma dai! Devo distruggere questa casa, dai! Non posso lasciarla così intatta! E perché no? Perché ci sta camminando sopra, quella è una cosa che mi dà fastidio! E tu non ci camminare sopra, no? Vabbè, mi allontano soltanto perché stava per cascarmi un meteorite addosso. Ecco, bravo! No, non è giusto, è stato il meteorite a distruggere la casa, volevo distruggerla io! Ma che senso ha, Pastatore? Li ha già distrutti tutti i palazzi! Te l'ho detto, Alex, era diventata una questione di principio. Vabbè, non ti capisco certe volte. Quindi, cosa ci manca ancora? Le automobili le abbiamo distrutte tutte. I palazzi anche, le motociclette anche, ci mancano le barche. Dai, Vastatore, che il tempo scorre. Ma sì, abbiamo ancora un sacco di tempo, questa mummia è velocissima, guarda. Andiamo verso la barca, l'abbiamo raggiunta in un batter d'occhio. Adesso ci mancano 2 barche. E ti manca meno di un minuto. Oh cavolo, credo che me la sono presa troppo con calma. Ok, dai, vabbè, ci manca soltanto questa barca, abbiamo finito, vai. Grande mummia. Mamma mia, bellissimo. Fantastico, ragazzi, con questa mummia non si scherza, andiamo avanti. Cosa abbiamo da fare qui? Controlliamo subito. Allora, abbiamo 12 palazzi da distruggere, quindi distruggiamo questo palazzo. Ehi, il palazzo. Bastatore, spostati. Oh cavolo. Appena in tempo. Ora siamo a 2 palazzi. 3 palazzi. 4 palazzi. Qua ce l'hai le persone da schiacciare? No, niente persone da schiacciare. In compenso abbiamo 2 elicotteri. Girai uno a fianco. Sì, infatti lo sto raggiungendo. Caro elicottero del mio cuore, vieni qui che ti faccio una carezza. Dove sei? Eccolo. Bello elicotterino mio! Sei proprio crudele, Vastatore! Lo so! Ora distruggiamo quest'albero. Non lo so perché ho distrutto l'albero, ragazzi. Non abbiamo mai avuto alberi da distruggere. Però è divertente distruggere anche gli alberi, no? Distruggiamo quest'altro palazzo. Di barche ne abbiamo? Sì, ne abbiamo 6. Quindi distruggiamo questa barca. Poi con questa facciamo 2 barche. Poi vai dalla terza. Distruggiamo anche la terza. Palazzi abbiamo distrutti tutti? No, ci mancano ancora un palazzo. No, non è vero, 2 palazzi ci mancano. Bastatore, spostati! Oh cavolo! Vai via! Sono male. Che ansia! Bastatore, stai procedendo troppo con calma. Sì, hai ragione, perché questa mummia è troppo forte. E quindi non mi impegno abbastanza. Ci sono cose che tralascio e questo non va bene. Cerca di impegnarti. Ok, da ora in avanti mi impegnerò. Ora. Dov'è l'elicottero? È dietro di te. Ok, allora andiamo indietro. Ed eccolo qui. Dove scappi? Che io sono più veloce di te. L'ho distrutto? Sì, l'hai schiantato contro un palazzo. No, vabbè, che figata, ragazzi. Ho veramente schiantato contro un palazzo l'elicottero. Cioè, è bellissimo. Io amo questa mummia. E ora? E ora ci mancano altre 3 barche. Quindi torniamo in acqua. Andiamo in acqua. A distruggere le barche. Attento, Vastatore, a non schiacciare le cacche. Mi hai rovinato la canzone, bravo. Grazie, lo so. Ok, ce ne mancano altre 2. Occhio di bue, dov'è l'occhio di bue? Ho detto che ce ne mancano altre 2. Ok, però stai fermo con quelle inquadrature. Mi sta facendo venire volta stomaco. Non lo so che cavolo è successo al gioco, sembra si sia buggato. Oh cavolo, ragazzi, il tempo scorre e il gioco sembra impazzire. Dov'è la barca? Dai che ci sei quasi. Eccola,
Bene, perfetto. Ce l'ho fatta, ragazzi. Strano ma vero. Il gioco sembrava essere impazzito. Credevo di non farcela questa volta, lo ammetto. Bene, direi che per oggi possiamo finire qui. Tu dici, Pastatore? Ma sì, dai, abbiamo giocato abbastanza. La prossima volta chi scegliamo? Non lo so, Arex. Vedremo la prossima volta. Ma per oggi è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao a tutti! Ciao, belli!